adesso, eh? Ma visto? Ah, la live. La live dove la mettiamo, ciò? Qui? Ti pare? Ti pare? Oh, allora cominciamo, ciao a tutti, oh. Russo Totos. Finalmente il format dei cugini d'Italia, oh. Il format degli assaggi? Il format degli assaggi. È tornato finalmente. Senza nessuno sponsor questa sera. È sponsorizzato. Sponsorizzato direttamente dal proprietario del canale. Cugino. Matteo Montesi. Matteo Montesi. Esattamente la cugino, sì. Egregio signor Matteo Montesi. Che scrive, vero? Egregio signor Matteo Montesi. Egregio è... Sì, sì. Esimio, però. Esimio. Pronti, eh? Dai, siamo pronti, ciao, ci fa mezzo, saremo in live. Siamo pronti? Tu sei pronto? Prendo le pucce come spolpa, eh. Oh! Non, io, ma ti sei collegato alla wifi, ma te? Sì. Ah, wifi. Non mi scrive più. Cena. No, già. Se lo tocchiamo ferro per la partita. La guida trainer, questo la devo comprare. Valle d'Aosta, ci sono più piste che strade, oh, dici Valle d'Aosta, vedi? A posto. Ci sono più piste che strade. Va bene qui, Gio? Va bene, va bene. Guarda, però non ti vede. Come vedo io però. Non te si vede, bisogna che te stringi. Lo metti più su? Adesso c'è, adesso c'è. Va bene, lo sta. A posto, io. Ciao a tutti, alle mangiamo. Ciao a tutti, parlo nelle fasi. Aspetta, guarda, Spirito Santo. Un po' sì, no? È latino, e da qua anche zio Mario. La fa passare dietro? Oppola. Il papà, zio Mario, eterno riposo. Dona zio Mario, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace. Qui ha la foto del papà, no? Del papà, sì. Sì. Il mammo, sei incollata? Sei incollata? Stai appiccicando sotto. Fa vedere a zia. Ce l'hai messo qua, c'è un coso sotto. Ah, guarda, guarda che baffi. Sì. Eterno riposo, una zia Mimmi, signore. Oh papà. Risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. 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 Adesso come se loro fossero vivi, presenti qui con noi. Che stanno nell'altra stanza. Mio. Sì. Buon appetito, cugini. Vedi che se uno fa un foto montaggio pare che c'è zia qui. Sì, è vero, eh. Mm. Vedi? È ancora fra noi. È vero, te metti le spalle più o meno. A posto? Sì, in linea. Sì, sì. In linea. Metto a posto. A posto papà. Vai, ancora a noi. Hai lo strappabottiglie. La prende? Vuoi questo? Oppla. Sì, sì. Bimbo. Niente. Questo è le strappabottiglie. Che roba. Sul piccolo non ce l'avevi. Perché? Hai fatto un po' rosso, ti pare? No. Va bene, no? Gio, taglia col coltello una salsiccia, no? Dai una? Taglia per te, per Luca, per... Ti raccomando, qui devo... Sì, para un po' il sacchetto, copra Giona dal sacchetto. Aspetta, no, tagliamo la salsiccetta. Buh. Te lo compare a mettere le salsicce? Non ce possi credere, i cugini d'Italia, tutti e tre insieme gli orinali, porca mattina, che contentezza non ce se credere. Gatto Elio, Sì. Sì, vedi Gatto, ah, Gatto Elio. Sì. Ciao Gatto Elio. Ciao Gatto Elio. Ciao. Ciao, oh, buon appetito, eh. Ciao cugino, spagnolo. Buon appetito. Buon appetito. Sì. Qual è il bicchiere mio? Questo è il mio. Questo trasparente. L'hai bevuto? Trasparente. No. C'è qualcosa dentro. La bundica perché ci metto dentro. Bravo tu. Quello è bello questo cavatappi. Bello, questo anni 70. È tutto rosso, vedi? Porca miseria, è bello e grosso. Che cavatappone. Che bel cavatappone. Leggettaccio. L'eterno riposo per Dona Ziurino, signore. Risplende a lui la luce perpetua, la cosa si pace. Ammene. Guarda la buffa che t'ha fatto. Quanta schiuma, Luca, eh? Jonathan, tocca a Jonathan. Ecco, abbiamo un goccio di birra. Oppala. Io di solito non bevo mai, se ne metto l'iago su. In circostanze del genere. Che saporina! Allora, mettiamo qui. E grazie a coloro. E grazie allo sponsor. Grazie a Matteo Montesi. Matteo Montesi che ha sponsorizzato questa cena. Però Jonathan si vede sempre a mezza via. No, sempre a mezza, mezzo per sorta. Questo è come quello davanti un altro. Vattela a piantare il culo.it. Sono quello, lo sponsor. Sponsor, sì. Vattela a piantare il culo.
www.cuneo.it. Buonasera, sei una società che si da Cuneo. Di proprietà dei fratelli sconsolato e Felice Patteggio. I fratelli Patteggio. Oh, il pa. Dani, ciao a tutti, posso venire oltre? Sì. Un posto per tutti, eh? Vieni, vieni, Dani, dai. Guarda, ciao, Rusbelle. Cugini d'Italia, salutate la mia ragazza, si chiama Maria Vittoria. Ciao, ciao. Ciao, Maria Vittoria. Ciao. Allora, la cena è a base di salsiccia cruda, che è l'alimento più salutare che esista. Tutta sana. Che esista dal macellaio. Tutta salute. Già nel buono voglio scoprire di salute. Ciao Franco. Ciao Franco. Grazie, è rimasto molto contenta. Jonathan, non si vede. Adesso? Sì. Sono riapparso. Franco, come state? Ti vieni più un caso, ma allora. Ti vieni più indietro, ecco. Più indietro. Posso? Ancora? Più indietro. E accostati. Più difficile, c'è il sale. Dopo c'è il zampo. Il zampo. Comunque, se salsicce è molto saporite. Vale. Dighi che è più buone quelle rispetto a quelle che c'ha al banco dei salumi? No. Come no? Pensate meglio quelle banco dei salumi. Per la tua volta, dove le hai prese? Il banco dei salumi. Sì. Io ho fatto ciò, eh. Ho fatto al bagno, tu. Se sono ruffetti, mi fa incazzare un bel po'. Intanto è vicino. Sono riapparso, eh. Credo che si venì indietro e il zampo lui si mette. Tante cose, tante cose. Già, no, la gamba deve fare il zampo. È vero, piccola gamba in mezzo. Il zampo in mezzo, eh. Un po' là, a posto, eh. Basta fare la manovra. Comunque molto saporite, eh. Buono, vero, eh. Sei buono, sei buono. A stora, se c'era il mammo, gli piaceva sta cena qui dei passaggi. Tuzzichini li chiamava lui. Tuzzichini. Vedi, emblema, con questi salumi ti crescerà ancora questo qui che c'ho nella testa. Hai visto, Jonathan, te? Guarda. Guarda. No, non ci ho fatto caso quella. È un'intolleranza alimentare, no, il kebab. Che commenti. Invece le salsicce che non saporina, Jonathan. Alle salsicce non sei intollerante. No. Salsicce. Maniamo le salsicce crude. È tutta salute. Fanno benissimo, eh. Sì. Guarda, giocatori dell'Ungheria. Fanno talmente bene, guarda, che scoppiamo di salute. Da quanto sono mangiato le salsicce? Da 100 anni che le mangiavo. Guarda, smurche, ciao ai cugini miei preferiti. Ciao. Spencer, non disgustano le salsicce crude? No, sono buonissime. Ottime, abbondanti. Sembrano buone un bel po', eh. Certo. Effettivamente. È molto saporite. Ah, oh, che saporine, ragazzi. È da 100 anni che non le mangiavo. Sì? Sì, mi penso che non le mangiavo. Salsicce. Solo quando c'è il assaggio. Cosa di questo format? Siccome tanti me l'hanno chiesto questo format, allora l'ho sponsorizzato io. Una grande richiesta. Cioè, tanti te l'hanno chiesto, ma nessuno l'ha sponsorizzato, quindi. Allora ci ho pensato io. Ciao Alberto, ciao! Ciao! Buon appetito, ha detto, grazie. Quella è la bandiera dell'Ungheria. Scamo, buonasera ragazzi, buona cena. Dani, sei andato in ferie, Jonathan? No, voglio ancora, fino alla fine di luglio io. Al 31 luglio? Voglio ancora. Siamo inizi di giugno? Voglio ancora, fatica. Michael King, chi si festeggia? Si festeggia la cucinanza. Cucinanza, eh. Lavorare, faticare, sudare, precare. Alberto dice, Jonathan, hai cambiato occhiali, ha detto. No, sempre bene. Forse l'altra volta ce n'erano altri, no. Ma perché si era?
Eccolo, c'è la fide per Raspatori. Pino Lapino, domani è il mio compleanno, mi fate gli auguri? Barella, auguri Pino, Pino Lapino. Le risate italiane, senti? La bandiera col tricolore è la più bella, noi vogliamo solo quella, noi vogliamo zio Mario Marzioli, maresciallo supremo, come leader della gioventù maschile italiana. Poi vorrei anche andare a visitare la casa di Julio Giocuba. Chissà che odore vecchio al massimo che avrà quella poltrona. Poi vorrei giocare all'ascensore con la cuginanza. L'ascensore? L'ascensore del zia ruota. Ah. Del zia copertore. Perché tu gioca, non c'hai giocato. Perché tu dici, ma tu dici che la poltrona di Julio è un pesta. No, ne saprà del nonno Pacifico. Ah. Come la commessa dei presidi su Onesta. Che puzza in pesta. La cassiera, Ah, la cassiera non la cassiera, la cassiera volevo dire, La cassiera della Ipersidis. Onesta che puzza in pesta. Michael King, qualche altra opera nuova di Jonathan? Certo. Sì, sì. La voglia, cioè, qualcosa c'è. Meno male, qualcosa. Quindi Jesse, che bello Matteo vedervi tutti insieme. Oggi devica. Franco, chi è zia ruota? Zia copertone. Detta anche zia copertone. Al secolo Marzioli, Margherita, 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 confondo Margherita con... questa qua, mi confondo San Fartì, il negozio, mi confondo San Fartì, di oggi. Allora, Otello vuole sapere, sì. Che ve magnate? Zio Otello, le salsicce. Zio Otello, se magna le salsicce, Luca, Jonathan e Matteo. Salsicce, sì. Pucci, bimbo, il pollo. Dopo il cento va, birra 3. Oh, un bel rotto, ce va, Per i meteorologi che oggi hanno messo l'allerta meteo. Sì. Sì. I meteorologi hanno messo l'allerta meteo oggi. E non ha fatto un cactus invece. Un cactus. Un cactus. Non ha fatto un beniamato cactus. Allora ci abbiamo due salsicce a testa. Vero Luca? Vero, sì. È vero Luke? Vuoi cascarlo? Allora Jonathan, un'altra, la mangiata o una, Jonathan? Un'altra. Questa basta una e mezzo, beh. Sì. Sì, lo sai. No. No, non so, spezzavo questa. Ti basta una e mezzo? Basta, basta. Non voglio ingolfare. Vabbè. Ma tu vuoi andare a faticare leggero? Sì, perché ti ingolfi due. Sì, sì, si ingolfa lui. Sì, sì, Si è messo stecchetto. Si è messo a stecchetto adesso. Allora quella che non mangi la vanno a me se vuoi. Adesso se lo vedete una metà, te ne cucino. Allora, tutto questo le pava. Ci sarà una partita, tocchiamo ferro, Si dà una partita. Gianluca! Oh! Mangialo che buono! Non l'ho mangiato mai! Te lo spezza, va! Colla, colla c'è! Lo vuoi? Superato. Vuoi il collo? No. Ah, capito la colla, ho capito. Luca. Tu puoi capire la colla? La pelle ti piace? No. Sì. No. Ora, Franco, potete dedicare un arlotto ai loro signori che ci comandano? Certo, volentieri. Bene. Signori? No. Mannaggia, allagamento. Signore, ti ha buttato addosso? No, no. Si è fatta una prima. Porca miseria, non potremmo levare manco la carta adesso lì. Non c'è l'altra carta, Gio, no? Tocca piallare da lì per forza. Grazie, c'hai la scorta, bravissimo. Sì. Zio. Scusate. Dimmi. Scusate, sono messo a buttare. Va bene. Tieni. Non ti preoccupi. Non parla forte, sennò c'è i diavoli che ti viene in giro, Dopo. Riamperi. Allora, la prendo un'altra? La prendo un'altra per Jonathan. Qualcuno si chiama Ugo Mennella. Ugo? Mennella. Immagine, lo sono scritto sotto lì. Ti immagini Ugo un po' pappaia. Uno di quelli che si chiama la partita, un giornalista. Ugo Mennella. No, Ugo, sai se era Ugo Mammella. Ugo Mennella uno, Non posso fermarmi troppo a lungo. Poi vedo meglio le salsicce sul tavolo. Buon appetito. Ciao Lorenzetto. E Yarnis, ciao ragazzi, ciao. Ciao. E Legend, Matteo, ci fai vedere come mangi in volta? Cos'è in volta? Qual è il dolce preferito di Jonathan? Arti? Oh, cosa fai, Gabri? Gelato al limone, fragole e limone. Un macello, adesso. Non mi piace niente a me. Si è spostato, forza ragazzi, A posto. Così con una vittoria, stasera.
Guarda, l'affinità. Wanda dice: Jonathan, hai visto l'ultimo film di Batman? L'ho visto, bellissimo. The Batman, 2 ore e 48. Ma c'è 2 ore e 48? Sì, bellissimo comunque. Compresi i titoli di coda? Compresi quelli, certo, tutto compreso. Il film più lungo di sempre. The Batman. The Batman, quello Batman. Il più lungo di sempre, The Batman, 2 ore e 48. Però bellissimo, passa di un lampo quasi quelle 3 ore. Ora, Pino, te ne accorgi? Pino Lapino ha detto sia Ruota era la padrona dei trilli? Sì, sì, sia Ruota era la padrona dei trilli, Pino Lapino. Sai, sono Pino la Sacco. Pino la Sacco. Pino la Sacco. Ora, Smurk dice: ti ricordi che hai mangiato una spalla cotta? Sì. Sì. La spalla de co? De... Spalla de... Non lo so, de co. Faber, Jonathan, ci racconti una barzelletta? Una barzelletta? No. Ciao Cicci Putte. Te racconterò una. Cioè? Allora, il Papa va col segretario della partita Roma Lazio, no? Allo stadio, però non è ancora deciso su che squadra fa tifo, no? Ma la figlia ci pensa, dice, tifo per Lazio, perché c'è da mettere il colore del cielo. Però il segretario gli fa, ma santità, la Lazio vince ogni volta di Papa, allora forza Roma, forza Roma. Invece in realtà Super Giusto e Sumi avete fatto sì, Roma in classifica erano uguale stanno. Uguale stanno infatti è. Quindi Super Giusto è equivale. Lazio vince ogni volta di Papa, allora forza Roma. Una volta la Roma era più forte. Allora una volta la forte Roma è. Ha ragazzo Elio ci ha messo un emoticon che fa ridere, vedi? Ah sì? Cos'è? È uno che fa ridere. Ho risate italiane. Cicci Putte, Jonathan, te trovi un sacco bè? Sì? Te trovo un sacco bè. Meglio così. Meglio. È una vita che non lo vedete più a Jonathan. Penso davvero, Sì. Fine perdone, un sacco bello. Marques Quick. Come Carlo Verdone. Da cosa deriva il nome zia Copertù e zia Ruota? Rita, Ruota viene da Rita. O Ruota di scorta, zia camera d'aria? Zia Borchia com'era pure. Sia servo sterzo. Da Rita, Rita Rota. Ruota, Rita, Ruota. Rita, Margherita. Rota, Ruota. Margherita, Rita, Rota, Ruota. Ruota. La ruota, tutti i componenti intorno alla ruota. Copertone, Borchia, Giorchione. Copertone. Servo sterzo, leva di cambio. ABS. Airbag. C'è anche airbag. Questa è la ferita. Allora, nel cavatappi non sta. Ho rimesso Luke. Messo là. Hai succeduto un po', questi piedi, Mi sale bello. Veramente passi. Allora è finita se salcicci. No, allora. Le fresche e buone, oh. Che saporina. Guarda, Memox, se Jonathan, tu lo vedevi Star Trek? Certo che lo vedevo. Telefilm, Io lo vedevo, sempre lo vedevo. Quello degli anni 60, vedevo. No. Mesci. Abbiamo finito, abbiamo finito. Schiumona, oh. Perché? Non mangi la pelle. Ci spolpa, spolpa, sì. Spolpa. Non lasciare la monte piatto, È un occhio. No? No, che stile. Un puro stile presidenziale. Ma di commenti che c'è, Segui Matteo su FB. Nemmeno stasera un po' di... Nino Clod, se lo guardavi Sanpei, Jonathan? Sanpei, il pescatore ci lo guardava una volta. Sì? Il pescatore, Sanpei. Il coltore di mangio giapponese. Madonna. Due tazzini, ciao. Para, risate italiane, vogliamo le barzellette di Jonathan. Sì. Chi le vuole? Vogliamo. Racconto un'altra? Dio un po'. Ora, ai tempi che c'erano quei manicomi aperti, no? Quando c'erano quei manicomi. C'è un maggio, uno fa vedere il manicomio, un direttore, no? Uno fa. E visto dal manicomio, un ispettore. L'ispettore vede il manicomio, uno fa controllo al manicomio. C'è uno appeso al soffitto, un gancio al soffitto, matto che sta appeso al gancio a un soffitto. Cosa fa per lassù? E convinto di essere un lampadario, tira la luce, no? Dopo come fa a accendere la luce? C'è pure una tua parte del mato. Senti un po'. Senti. Sì, la ruota.
sia copertone, sia borchia, sia pinza dei freni, sia leva del cambio, sia freno a mano, sia asse e semiasse, sia freno a mano, sia pasticche dei freni, sia ABS, sia servosterzo, sia specchietto, sia sportello, sia cofano, sia pagliaio. Sportello. Sia cofano. Sia cofano. Sia sportello, eh. Sia testata. Dimmi, ma non pi. Sia spinterocelo. Non pi. Luca. No, quello no. Come te, davvero. Sono a cosa, zio spinterocelo. Mamma mia. Jonathan, pia un pezzo. Jonathan, non mi piace gli ossi. Il pollo, non ti piace? No. Basta, poi lo mangia Luca il pollo. A me non mi piace questo, ma te. Come non ti piace? Ti piace? Sì, Luca? Non mi piace il pollo a me. No, non è possibile. A me basta le salsicce. Famoso sacrificio. Luca, spolpi? No, famoso sacrificio. Lo scomodo, la mangia questo? Bravo, Luca, spolpi. Pollo, l'hai pagato, questo. Sì. Il pacio, nel naso. Lupin. Guarda ragazzi, io te sei fai, ce n'è un altro. Zico, una bella vittoria stasera, eh? Zico. A meno 2-0. Stasera non vinciamo mestizio. Questo è pollo fileni. Se non vinciamo mestizio. Voi insieme siete una forza della natura. Scramo. Un po' più fit, fa più video con Giovanni da Matteo, fa piacere un bel po' vederlo. Dipende da Jonathan, se ne va. Quanto sono richiesto, eh? Speriamo che noi cominciamo a andare male. Non posso, Gio. Non c'ho più la videocamera da scuola. Mannaggia, cucina, come si fa, eh? Niente, non si fa. Giornale non si può fare. Mannaggia, purtroppo non c'ho niente. Non c'ho la videocamera di scorta, capito? Lo so, porca dici, eh. Porco dici. Poi non c'è manco il mezzo per andare al mare, stanno. La macchina c'è, però, se consumo quella dopo me la gioco. Cocci, eh. Macchina, ma. Oppla! Cominciamo con la Pepsi, va. Jonathan, Riccardo vuole le barzellette da Jonathan. Un'altra volta. Tanto Jonathan, come hai preso la nonna qualificazione dell'Italia al mondiale? Sono casale come una belva. Sicuramente, eh? Non c'hai dormito la notte, no? Ho dormito ma incazzato, Ho fatto tutti i sogni stupidi, non si Mario. Ma sì? Ho dormito sempre in casale, ma non ho dormito ma incazzato. Guarda, Nicolas dice, Matteo, sei mai andato al Monte Gilberto? Gilberto? Ah, Gilberto. Faber, Jonathan è più simpatico e genuino di Luke. Sì. Sì. Pure Luke è simpatico. No, io no. Io qualcosa ho finto. Aiei, Jonathan tra i tre cugini è il più simpatico. Gli altri due non sono il massimo di simpatia. Sì, pensa un po', la roba, Risalite la mia. Jonathan e Luca... Adesso dovete obbligatoriamente e tassativamente partecipare ad un video in montagna di minimo 4 ore. No, perché Jonathan è spontaneo, invece io e Matteo siamo artefatti ormai, siamo in babbo là. Jonathan stando sempre genuino, dentro, genuino. È meno soggetto a, all'irrorazione. L'irrorazione, Noi stando sempre da fuori siamo soggetti all'irrorazione e siamo bastardi. Siamo imbastarditi. Sono genuino. Come un pollo fileni. Sì. Un bel pollo fileni, la Madonna Roma. Guarda come spolpa di. Allora, chi è questo, Calcio l'angolo per l'Ungheria. Però la metto in Italia. E niente, mi ha fatto ridere. Il pollo di stasera non si sente le sofferenze della vita che ha passato, Si sente solo che è buono. Ma te bevi pure tu un po' di birra. Sì. No, io vado a Pepsi, vado. Per quella Coca-Cola. Se no c'è i cacabicchieri dopo che mi aspetta. Sì, pattuglie contro pattuglie. Manca l'aeronautica militare come quella volta del bunker. Adesso vediamo pure i Marines. Ecco, capirai. Quello dei servizi segreti. La CIA. Mi è venuto la CIA, capirai. Sto un po' addirittura. Manca i pompieri. L'NCIS. Naval Crime Investigation Service. Memo, che se voglio la pioggia. Magari puoi essere un po'. Barella. Guarda, Nino Fronica adesso vuole sapere il posto più brutto delle Marche. Il più brutto delle Marche? Se lo sa Luca. Ancona. Qual è il più brutto delle Marche? Sicuramente la città di Ancona, allo spascio.
pure non tocco lo sfascio, è il monumento che stai filando. Lo sfascio proprio lui. Alberto, lo sfascio, sì, Alberto ha detto Luca, Alberto è solitario. Alberto, ciao Luca. Appena tocchi un bicchiere di birra, arrivano i paracadutisti della Folgore a ritirarti la... Che paracadutisti, cazzata! I paracadutisti, vedi giù. Che stronzetta, eh. Che stronzetta. Che stronzata davvero, eh. I paracadutisti, vedi giù. Che pistellata. Che stronzata. Guarda, prima abbiamo visto a Ornella. Oh. Ornella, sì. Ha chiesto di te. Sì, ha chiesto a mia Ornella, pensa, eh. Se l'ha messa a sede, alzi con te al box delle informazioni, no, che non ne ha più. Tavoletta, eh? La cotta? Occhio, calcio di dito, calcio di punizione per l'Ungheria. Occhio, ragazzi. Posizione pericolosa. Ah, Sandro... Niente, eh? Sandro Sella ha detto, meno male che a Luca non gli piace il porto. Tu non gli piace il porto a Luca, eh? La magna... Le magna gliucche. Ha scritto uno. Guarda come spolpa invece giù. Che non piaceva il pull, ma ti mangi pure l'osso. Una volta che sono chiamato lei team perché Matteo aveva mangiato un moncherie. Lei team! Mi piace vedervi così felici tutti, Alberto. Ah. Perché Alberto è abituati tutti a vedermi sconsolato e infelice. Ben soddisfatto, Ben soddisfatto al massimo. Deluso, disilluso, infelice. Scontento e insoddisfatto al massimo. Per il problema che non piove mai, no? Vabbè, pioggia, eh. Allora sono giove morale. Io invece contento e soddisfatto al minimo, invece io. Al minimo! Al minimo! Ah! Vedi, è un po' diversa, eh. Forza, ragazzi, io famo sto con che se lo vinciamo stasera a mestizio, eh. Se lo vince l'Italia a mestizio. Para, aieie, grazie fratelli d'Italia, mi avete migliorato la serata. Cugini, grazie. Guarda, Cialdini, chi ha sponsorizzato? Cialdini! A Luke non gli piaceva il pollo, ma ci mangiano pure Rossi. Lo conosci Matteo Montesi? Ma dare spolpa a Luke. Stasera, tutta l'azzurro, stasera muovi di vestire, taglia, eh? In Italia è intervenuta proprio. Ma te metti azzurra? Quanta lucidi, calzetti pure. Tutto l'azzurro ma voglio vestire. UEFA Nations League. Forza ragazzi, dai, si chiama così la competizione. Nations League si chiama. Nations le acque. Guarda, Naftadi, buon appetito, cugini. Ciao, grazie. Thank you. La giovine Italia, il Napolitano. Che partita è? Italia-Ungheria. Barba. Italia-Ungheria. La Nations League. Sul primo torneo continentale della Nations League. Allo stato di Cesena. Sacco ghiaccio. Buon appetito, fratelli. Sacco ghiaccio. Sacco ghiaccio. Pino ghiaccio. Pino ghiaccio. Ragazzi, è bello vedervi tutti insieme e di buon umore. Ogni tanto ci vuole anche se fuori è un mascello e non piove mai. Grazie per questa serata, o cugini d'Italia. Ve voglio bene. Mio, prego. Grazie gatto. Ciao gatto. No. Come si chiamava l'altro? Capo citrullo si chiamava. Capo citrullo, come era quello? Qui c'è le butte patate, però se le metto qui non si vede più niente. Pure le cartoffie. No, magna, l'aglio. Ah, c'è pure l'aglio? Allora un po' Alberto Carrisi. Le cartoffen. Trilli! Ricordiamo Trilli! Io faccio a mano. Alberto, grazie Alberto! Grazie Alberto! Grazie Albertovic! Alberto è sempre generoso. Grazie Alberto! Io ho sponsorizzato 20 euro per i miei cugini in modo che voi potevate vedere questo format che me l'avete chiesto da tanto. Quanto richiesto? Sì. La grande richiesta. Lì, Dani, che ho scritto Volino, mi ha lasciato... Mezzo via. Via, nonno. Ma non sono mezzo via. Come nonno, che cosa? Si è ricordato di zio Lino. C'è pure nonno che sta guardando. C'è pure nonno che ci guarda. Dani, ti sei ricordato di nonno. Optimum. In bolletta luce per un mese. 10 euro di canone obbligatorio e non vedo nemmeno la televisione. Di che cavolo... Stiamo a parlare, se bastardi.
e ci comandane. Lo so, Purple. Loro guadagnano 100.000 euro al mese. Un po' su quelli rotti, eh. Ti visto io per procurarmi le possibilità da fare una cena tra i cugini? Ci ho messo 2 mesi e mezzo. Quant'è che non la famo più? 3 mesi? Cioè, 3 mesi, era 3 mesi, eh. Cioè, hai messo 3 mesi e mezzo per sponsorizzare 20 euro. Sì. Luca, Jonathan, mangia le patatine. Le ho preso un po'. Le patatine. Le patatine che buone. Mi ricordo nel sia Mirella le patatine, sia patatine. Sia patatine. Carpaci. Ricordiamo nonna Pincina. Sì. L'eterno riposo dona a nonna Pincina, o oh signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace, amen. Amene. Dani ha detto che da febbraio o da marzo. Aprile, maggio, giugno. Ragazzi, dai. 4 mesi. 4 mesi è passati, pensa un po'. Sono 4 mesi, Luke. Caro mio. Un po' bacco. Il tempo passa o sfugge. Tempo sfugit, in latino. Tempo sfugit. Cosa mangiate? Pollo alla diavola? No, salsicce. Arrosto. Salsicce crude, pollo alla diavola. All'angelo. Questo è arrosto. Arrosto. Luca, all'angelo se no. Invece che il diavolo, all'angelo. Ah. All'angelo, eh. All'angelo. Alla diavola. Un pollo angelico. Invece che il diavolo, l'angelo. Un pollo al demone. Oh, c'è il pa, qua. C'è il pa. Ma fa il V? Non hai detto? C'è il V? Volevi poi... C'è il V? No, no. Io il V non l'avevo più. C'è la Pepsi Cola. Pepsi Cola. C'è il V? Io il V non l'avevo più. C'è pure Mazzucco. Adesso è l'attiglio. Io il V non l'avevo più. Oh! Faber, c'è il B, vi saluta tutta Borgo Manero. Dove sta Borgo Manero? Sta Luke? Tutta Borgo Manero. Sacco Ghiaccio, vi saluta lì. Tutto Borgo Mameno. Provincia lì? Che pare? Ma se non bevi più il vino? Se era tutto eri 20.000 persone. Allora, dai, mangiamo queste patatine. Le patatine, non puoi mangiare? È buono le cartoffie. No. Ah, Jonathan, il vino non gli piace perché non è dolce. Sono completamente è amaro. Non me lo voglio ubriacare. Provincia di Nuara. Ma cos'è? Questo paese è composto da 5 persone, 6. C'era tutto un paese che ti guardava. Superga. Era 20.000 persone. Superga, eh. Superga. 7 case in croce c'era. Superga quante case c'è? 7. Quella volta era questo pompo, forse era pure più, eh. Ora, Marrakeshwick, chi è della vostra famiglia che beveva più vino in assoluto? Zio Mario? Mammo. Mammo? Il mammo. Presidente. Il mammo. Sì, il mammo 2 litri al giorno più. Più dopo le aranciate. Proprio che le beveva, eh. Il pappo. Il presidente. Forza, dai, forza. Porca dinci. Che dice a parte di stanno proiettando la live nella piazza del paese. Un cavolo. Che pistellata. Pure come dico io, poppinci. Pure se no. Ah, calcio l'angolo, va. Luca, ti gusta spolpare? Sì. Cos'è che ti gusta di più, la salsiccia o il pollo? Ma Fede, Luca, ti vedo ripreso un bel po'. Anch'io ho avuto qualche giorno così, ma noi maschi alla sopravvivenza a tutto. Porco. Sì. Porca puttana, qua vicissima il gollo. Porca dici. Che si sporchetto? Certo che se ci decidono da accasciarci. Accasciarci. Ma quel cazzo dopo. Eh? Accasciarci, ma ti accasci. Se mi spengono, mi accasci. Cacci, però hai sentito? Sto alla mercè. Col poro ciclista gli hanno staccato il wifi. È cascato giù. Dopo però l'hanno riavviato subito perché c'aveva il coso lì. Il defibrillatore.
Un po' di acqua saponata, va? Che ma babbo, l'acqua saponata. Il caschetto? Cos'era? La patata? Un cartoffen. Andare la schiuma che c'è, non mi affarica. Opla. Ok, la schiuma che c'è, non mi affarica. Qual era l'originale? Manda il pelo che c'è, non va a faricare, guarda il pelo che c'è! Era bombolo! Che era bombolo, ah, come diceva? Quella volta Matteo mi ha preso una papagna! È troppo quanto settimane le ferie, troppe tre! Era un faticosa! Mentre faticasse dormiva, no? Gli avviava una papagna, dopo io andavo vicino, Matteo mi ha preso una papagna! È passato il filo del padrone, oh ce vuoi un letto qui, già che ci sei! Ti ci metto un letto! Invece comincio a parlare con i metti a Costanzo, con Alice, come dice? Quando fa Costanzo, Marizio Costanzo, no? Maria, quando te vedo, è piena di lei, un pacco addosso! Ah! Ma piena un sonno, ma dormo! Ah. Quando te vedo, Maria, mi ha piatto un fervore dentro! Un po'! Un po'! Però poi non so perché, ma mi ha piena un sonno e ma dormo! Non so perché! È piena cicagna! Milk e squicche! La spolpa, Luke. Non mi spolpa Luchetto, eh? Pare un topo di campagna. Topetignao. Un birichignao. Un topetignao. Topetignao, eh. Aiei, Jonathan, qual è il tuo giocatore della nazionale preferito? Adesso? Adesso è molto... Cosa vorrei? Il portiere, Donnarumma. Il portiere. Ah, sì? Il portierone. Forza ragazzi. Oh, grazie a Gatto Elio e grazie a Alberto Carisi, gli unici sostenitori. Sì. Allora, torna a tagliare. Io ho fatto un investimento per fare questo video. Veramente non ho fatto farne uno. È tanto che me lo chiedete. La grande richiesta. Vai Lucchetto, vuoi che lo ti spolpi? Ma quanti ne ha preso di pollo? Madonna. Certo. Un pollo intero. Un bel pollotto intero, eh? C'è a casa altri pezzi. Ah. Si faceva come zio Mario, pollo e panettone. Allora zio Mario in montagna. In montagna. Ah. Un pollo sa panetto. Guarda Luca, quanto gusta spolpare, eh? Alberto Carisi, forza! Per entrare al panno? Mani Luke se sta a mangiare l'aglio intero? Sì, sì, l'aglio fa bene, basta la pressione. È vero. Salute, eh? Conta salute. Poi, si gioca ancora? Ma cosa? Gioca cosa? Jonathan, oggi ho visto Si Giorgio. Si Giorgio, hai visto? L'ho salutato pure. Ha spostato il cassonetto? Quella volta! No, a me non sposta niente. Non sposta per niente adesso. È deluso. Quando fa ragazzo non ci veniva, ti veniva vicino e ti diceva tu sei bello, non tanto. Diceva sempre una volta, quando fa ragazzo a me. Perché praticava in cooperativa però. Una volta fa ragazzo solo una volta, Giorgio. Una volta lavorava. Invece a scuola? Sì. A scuola con me. Nella classe tua? Io lo chiamavo sempre Sì Giorgio. Perché lui? Dopo? Lui dopo ripeteva. Sì Giorgio. Quella cosa, Santo Stefano. Guido. Con Guido, come quella Santo Stefano. Guido. Quando vedi Sio Leandro, Gianni Pullman. Sio Leandro. Gianni, mi pareva. Bravo Don Roma, che parata che ha fatto. Guarda Luke, guarda che scappa fuori le lacci della scarpa. Taxi di Roma, buon appetito ragazzi, grazie. Thank you. Buon appetito, grazie. Buon appetito ragazzi, non so ancora. Guarda, mi sei più contento che se vedevo Belen nuda. Belen nuda. E ormai anche Belen gli è passato gli anni. Beh, si è stagionata ormai. Ormai le ragnatele. Come un pecorino. Come un grana prano, eh. Guarda i commenti che c'è. Allora, il cavatappi anni 70 ci vuole.
Mi rimesso Duke. È un caldo da morire, Se pippa. Un caldo da morire. Se pippa. Oh, sto squagliando come un ghiacciolo al sole. Le bello su cavatappi, oh, che bel cavatappone, Mamma mia. Questa è la volta che ci sono, c'era ancora Gino, Bisonte. Ha rotto il bisonte. Questo è per coloro che ci comandano e la meteorologia italiana che non ci acchiappa più. Mai. I loro signori. Non ci acchiappere mai, caro mio. Come ti cucci? Giorgio, non si vede mai in te la live. Allora, no, ma te, qua piove tutto continuo, dice quello. Non ci credo. Cos'è che ha detto? Sta piove tutto un continuo. Non ci credo quello, Che bello sentire. Cos'è che ha detto? Sta piove tutto un continuo. Non piove, è del cervello tuo. Della testa tua. No, no, te la nella fronte. Ma chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha detto? Quello che ha fatto il commento. Io volevo un pezzo di qui. Cos'era? Il terremoto? Sicuro? Non lo mangi più. Ma no! Gesù, cosa ha scritto? No. Cos'era? Il terremoto? Non la mangi più. No, il terremoto le torri. Io la mangio un altro mezzo, poi il resto lo porti a zio Leandro. Il doc? Sì, aveva mangiato il pollo e la salsiccia, va. Cioè, se farà il sugo domani. Ma pure su, se fai i ravaglioli. Cioè, fa il sugo domani. Il sugo di salsiccia. I ravaglioli. Lo fa zio Leandro. Lo fa zio doc. Il dottore Emmett Brown. Emmett Brown. Riccardo si è sentito un verso di un cervo. Un cervo? Un alce. La provincia di Ravenna, che fuori ci sono 21 gradi. Un matto. Un matto ha detto. Basta. Porca io come spolpa Luca. Vedere Luca spolpare i meteorologi non c'è chiappe ne manco se gli appare San Michele Arcangelo. Non si appare San Michele, si appare l'angelo in persona. Arcangelo in persona. Oggi ha piovuto un miracolo ha piovuto. Farà, ha piovuto dappertutto tranne che chi sta come mai? Solo che non piove mai. Parao, scriver in Puglia piove da settimane, Matteo. Non è vero, tutto solito, dai. È una stronzata, come quel link che due mi dà per Ert. Che stronzata, forza ragazzi, dai. Sì, 1-0, sì, 1-0, sì. Oh, finalmente, Italia in vantaggio. Stiamo giocando così? Oh, finalmente abbiamo fatto il nostro gol, no. Ungheria, no. Oh, vai, finalmente. E chiappatevi questo, chi è? No. E l'abbiamo fatto finalmente, che bel gol che abbiamo fatto. Io pregevolissima fattura. Ma Alberto Carisi, che stronzate, in Puglia non piove da mesi. Oh, che bel gol, Luke, visto che gol che abbiamo fatto. Guarda Cialdini, grande Jonathan. Finalmente, 1-0, finalmente. Oh, l'ha toccato il portiere, l'aveva intercettato. Ho separato, Ho separato, che bel gol, ragazzi. Contento al massimo. Ma forse era così. Guardami. Italia in vantaggio. Ma il commento Jonathan, l'unico vero patriottico, quel commento quella volta. Quella volta il commento. Quando c'erano gli europei. Unico vero patriottico. Davide, il fiume Musone tutto secco. Ancora c'è. Allora, il fiume Musone dalla sorgente secca. Sì, stamattina che sta a mangiare. Allora, il fiume Musone è tutto secco dalla sorgente, però nella diga c'è un po' d'acqua ancora. Sciucco. Adesso Luca commento. Luca, dalle 5 da stamattina che mangia Luca. No. Vorrei scendere stamattina la campagna. No, pure il video, pure lavorato oggi. Noi abbiamo fatto un video per voi, a gratis. No, gratis è. Pulpif, quante galline si è mangiato Luca? Ok.
Adriano Pu, buonasera e buon appetito, grazie. Che è Pappalardo? Buona, grazie. Ma il fumetto che è arrivato a Matteo in unboxing? Il fumetto? Che fumetto era? Che fumetto è? No, no, era tutto in inglese, quello che ho buttato io. Ah, beh, in inglese, no, no, in italiano li vuole. Alberto Luca, quando si mangia non si parla. Sì. Quando vuoi. Ah, si mangia pure. Allora, l'avvocato, buona cena. Io sto a mangiare da ride. Ma da ride? Quando la faccio così. Sono di a ride. Che vuol dire a me? La faccio tua. Ah. Me la fa la faccia da lui. Guarda, Cialdini, sì, sì. Se è a gratis lo guardo il video. Paperino pareva. No, l'abbiamo fatto a gratis, oh. A gratis, oh, porca bici. L'abbiamo fatto per voi. Per un servizio per voi, tutto a gratis. E la ricompensa qual è? Che devo giocare un po', eh. Via, Che bel cavatappio, pare no. Che bel cavatappone, eh. È mille anni che ce l'ho. Sì. Sono ancora Cino. Salve Matteo, mi sembri Pulcino. 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 Sasso, giallo. Invece un baccarozzo. Sono pure la maglietta anni 80. Io un baccarozzo. La maglietta nera. Jonathan Baccarozzo. La maglietta nera, eh. Luca la maglietta nera. No, il dolce non c'è purtroppo. Il baccarozzo. Con tutti quei salcicci domani mi vengono di brufoli. E sambrerete. Cos'è sambrerete? Tre teenager, cioè tre ragazzine adolescenti. Cosa vuol dire? Teenager? Le salcicce. 19enni, diciamo 19enni coi brufoli. Ah, brufolosi. Diventiamo un'altra volta a fiori. Magari si potesse. Magari. Purtroppo non si può. No, però tocca cominciare la scuola dopo, però tocca. No, 19 anni la scuola devi finire. Ah, già finita, ma fai casa, comincia a fare. Giusto, giusto. Mi ce l'hai in fabbrica. Al fabbrico. Guarda, Polfif, i brucioli nella Cappella Sistina. La Cappella. Vaticano, in Vaticano. Guarda i commenti, chi c'è? In 15 minuti. Ganze Rosso cantando sul campo di calcio di Real. Unico concerto in Spagna. Camaragusta sta in Spagna, apposta ha detto quello. Ah. Terra spagnola, ogni tanto guardiamo pure lassù perché c'è la gente che ci guarda da lassù. Giusto, ce la guarda pure lassù, c'è che lassù qualche volta, eh. Scusate se non vi guardiamo tutto un Excusez-moi. Duomo stachi attenti a quello che scrivono, se no ci vuole la lente di ingrandimento, il microscopio ci vuole. Sì, se no davvero, è quello elettronico. Allora la cena è finita. Andate in pace. Andiamo in pace. Andiamo in pace, Questa è birra? Secondo te? Birra nera, birra scura. La Peppe sì. Chi è che fa la rimessa laterale? Caro mio. Gira. Spenta però. C'è un po' di mento fuori, l'elemento del fuori che lo fa muovere, l'aria del fuori che lo fa muovere. Quasi impercettibile il movimento. Così. E da fare un sforzo sovrumano. Disumano. Tiriamo un po' di acqua saponata, va. Proviamo un goccetto, va. Sopravvivava così, zio Dino, no? Sì, mamma la chiamava, La Pepsi. L'acqua saponata. Quanto ti piaceva le robe cassate, zio. L'acqua saponata. Dopo un parco lo cucì, pieno, pareva un core. Babbo, mi piaceva il chinotto, piaceva babbo. Babbo, mi piaceva il chinotto, mi piaceva babbo. L'acqua saponata. Quanto ti piaceva, zio Lino? Eterno riposo di una zio Lino. Babbo e chinotto. Risplende lui la luce perpetua, riposo in pace. Ammene. Niente, mo' finito tutto e adesso c'è una salsiccia e mezzo per il sugo per Luca domani. I ravaioli. Il sugo di salsiccia. Perbecco. È finito tutto. Cos'è? Chi è? Rivisto, Luca. Rivisto. Prima ho tirato fuori. Sì. Un po' di Pepsi. Ancora io una pizza al forno e mangio. Ah, buon appetito, Camaragusse. Cosa fa la Spagna? 40 gradi all'ombra? Quanto è caldo in Spagna? 50. In India ha fatto 76 gradi, Addirittura. È morto un macello di gente, non lo sai? No, sta in estinzione. Mica lo dice nei giorni. Non lo dice nei giorni, infatti. Stanno scomparì. Vai, ne famo un altro, dai, ne famo un altro.
perché la caserma di Cesena, che hanno trovato un bordello lì dentro, non hanno detto più, sì, no, no, Cesena, no, che era fuori al sotto. Certo, porca dincio. Facilissima 2-0, Smentiscene dopo. Forza Calabria, dai, Calabria. Ah, Calabria, sì, Calabria. Si chiama Calabria, Allora, e adesso noi vi diciamo, abbiamo fatto 48 minuti di live. Vive. E dietro di noi c'è un quadro che si vede zio Lino, zia Mimmi e Jonathan. Ma quello suo, Lo vedete? Mm. Io quando ero ancora tibio. Quando ero ancora, Dopo si è cambiato da così a così. Il bisognello è più bello dopo, Bisognello è più bello. 36 gradi in Siviglia, la città più calda de Spagna. Siviglia. Ma ragazzi, chiudiamo il primo tempo in vantaggio, che bello. No, stasera non vado a dormire, è incazzato. In India sono arrivati a 49 gradi. A posto, stanotte dopo. 49, adesso più di diverso. 76. Addirittura. 7-6. Dentro la macchina però, dentro la macchina, non all'aria. In alcuni punti sì. Jonathan pareva un tamarro nella foto. Il tamarro parevo io? Lì? Sì, perché un tamarro? No, per niente. No, si parla un tamarro. No, cosa dirà? I tamari non portano la camicia, ma quella è la camicia del zio Alberto. La camicia del zio Alberto. Jonathan lì portava la camicia che gli ha regalato zio Alberto. Sa poco una volta, Zio Alberto, anni 60. Camicia blè, cosa c'entra la camicia? Non c'entra i tamarri, Non c'entra i tamarri. Guarda, ieri è un tamarro in borghese. Sì. Guarda, Alberto Carisi, Jonathan, ti è piaciuto Spider-Man No Way Home? Tantissimo, certo, mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un pino. Ah. Da sacco pino. Un pino, perché che non lo sa. Ma certo, ma quello che dice, è un nome. È una cosa che diciamo noi, Mi è piaciuto un... Sacco pino. Mi è piaciuto un botto. Si può dire pure. Dice pure un botto, si dice. Già due volte l'ho visto io. Guarda, chi il termometro della strada estate 50 gradi e 55? Certo, sotto al sole. Porca vinci. Pinci. Allora, noi salutiamo comunque chi è che non sono presenti in questa live e che vedranno la live dopo. Quindi, Stragulp, Mauretto. E poi. Il fratello Mauretto? E poi chi è? Fratello? Manca... Il fratellino. Manca Akira Morimoto. C'è scritto che e manca di meglio e poi manca Andrea KJ, dove sta Gatto Elio, poi manca Ugo Mammella e Ugo Zagai, Ugo Bimbaia, Cipi Paua, Cicci Pippaua, Agosti Wadda, Bau in Cowie, Cow in Barbie, Kawa Pitawaha, Iwi Ciccia, Karabambawi, Iwi Ciccia, Iwi Ciccia, tutta era Wiki. Oppure Bughi Bughi, oppure manca tutta carne e tutta pompetta. Chi è? È Kika. Anche Iwi Ciccia era Iwi Ciccia, Iwi Ciccia, Iwi Ciccia. Ugo Zagaia. Ugo Zagaia è il figlio dei Wiki. Iwi Ciccia, sì. Ugo Mammella. Tanto che il sempre lui, Ugo Zagaio con me, sempre quello. Cicci Pippaua. Due nomi. Cicci Pippaua. Cicci Pippaua. Ugo Zagaio. Gusti Guarda, Il canarino si chiamava il canarino Zezzebildo. Guarda, Zezzebildo. Jonathan Gianculo ha detto è il dolce, non lo mangiate? Il dolce, ti serve niente dolce? Non c'è niente di dolce. Ti serve niente dolce, è tutto salato. Io più di così non ho potuto sponsorizzare. Io vabbè, uguale. Perché pure il dolce, se cazzo. Volevene pure il dolce, io che spendevo i quadrini. Per... Non basta mai, non basta? Non basta ma ancora? Ma paro ancora, ci fa. Lo so, però io ho investito, dopo investimenti se fanno... per ottenere qualcosa in più, però se quel qualcosa in più su di me non c'è, pazienza, se non c'è non c'è. Santo Dio. Faber canta la canzone, Matteo. Quale? È detto Zeppelino. Oh, ti acchiappi sempre lì, io sappiere. Dove?
Canzone del canarino. Allora, una mattina brutta, io prima da svegliarmi, mi chiamò mamma per andare a scuola. Poi vidi il mio canarino steso per terra, con gli occhi ancora caldi, di malinconia. Beh, veramente se ne piagne, che è morto. Ma per terra non era dentro la gabbia? Era per terra dentro la gabbia, del fondo della gabbia. C'aveva gli occhi caldi, sentivo che era caldo, l'ho preso. Era morticino. Morticino. Era diventato un tappetino come il contadino. Il criceto lo chiamavo Hullului. Il nome? Perché invece qual era il nome del criceto? Il contadino. Il contadino Hullului. Sì. Cioè, era nome e cognome, capito? Hullului. Il contadino Hullului. Detto Hullului. Detto il tappetigno. Perché pareva un tappeto, capito? Perché era proprio salpelo lungo e folto. Pareva un tappetino. Era buono col criceto. Sì, invece ho preso la criceta femmina, col pelo compatto, se l'ha ingoiato. Dopo io l'ho tirato fuori dalla bocca. La criceta se l'ha mangiato il rapporto sessuale. Lo so, tanto la natura è così. Allora, la criceta femmina, dopo che fa un rapporto sessuale col criceto maschio, se lo mangia. Forza. Se lo ingoia. Vai. Porca pinci. Se lo divora, capito? Lo divora. Vinissimo, e io l'ho tirato fuori dalla bocca della criceta. Finissimo al zero. L'hai dovuto mettere separato, però. Dopo mi ha dato un muccicotto, ma mi ha spaccato un'unghia la criceta. Sì. Perché lo voleva mangiare per forza al marito. Sì, perché era lucido ormai. Ah, perché era sposato. Che lucche! Ma te? Se me cosa mangio? Mi ha moscicato una volta la formica, mi ha moscicato una volta le grosse, le formiche grosse, le formicone. Nera o... Le formiche grosse. Guarda, Nino Chronicles, che metafora del rapporto umano, Matteo. Infatti. Dici che ne ho una metafora. Sai, lo stavo guardando come mi c'era la formica? No. Entra la piscina del mare del Brigantino quando era vuota. Ah, autunno era. Sì, era autunno, sì. L'estate era finita ormai, Come fate a boccare? La piscina era vuota. Per giro che ha fatto il treno. Siamo calato da solo, eh. Ah, si vuole, sì. La formica giocava, ma mi c'era il tendito, la formica. Sento un po' gatto, Giocava sul pallone. Sa culla casa che c'ha. A me mi fa schifo più la fammece bucca. Cioè, la canzone di quella volta. E non c'è Franco senza feci. Fici! Senza feci! Gli hanno pegato una lampada A. C'ha una maghina gialla. L che fa cacà. Possi n'ammazzare. Merda, feci! Quarta forza! Sì! 2-0! 2-0! Sì! Vai! Oh, però non si vede niente, giocare da volo. Non si vede, Porca Ticci, abbiamo fatto un altro! Abbiamo fatto un altro, Luca! 2-0! Sì, vai! Grande Italia stasera! Meno stasera non vado a dormire incazzato, va a me. La notte dormo. Sapete, 3-2 la fine. No, dai. Guarda una volta che la Juve vinceva 2-0, alla fine ha perso 3-2. Stasera con l'Inter. Ah, con l'Inter. Con l'Inter. Ciao Dubs. Ciao. Riccardo, se vede a mezza via, Jonathan. Mezza via, mezza per sorta. Adesso si vede tutto ormai. Adesso si vede. Adesso sì, Adesso ormai si vede. Che grandissimo, bellissimo gol. Stasera possiamo andare a dormire fieri di essere italiani. Sì, Sì. L'Italia si è risvegliata. Addirittura. No? L'Italia si è svegliata. Dopo tante delusioni, finalmente una gioia. Sì. Quanti pasti al giorno faceva Franco? 8. Mangiava 8 pasti al giorno. Gli ha fregato una lampada. Mi fa schifo pure faccio, fa fammi c'è bocca, posso in ammazza, la macchina gialla che fa cagare. Ma basta, no? Perché dopo quell'altra volta dopo hai detto un'altra cosa. Dopo ho tornato a togliere la live. Sì, perché c'è una frase che non si può dire. Si può dire quella, si può dire quella. Perbacco. Guarda Faber, io sono fiero di essere russo. Nino Chronicle, sono sicuro che faremo bene ai prossimi mondiali. Ci siamo pretesi mondiali, non ci siamo qualificati. Siamo qualificati. Quindi siamo un po' indietro. Questa non la finimo, devo caputtarla via. No, la finimo. Se no ho fatto una canzone anch'io, va. Quella davanti alla pianta del cugno volevo cantare. Ah, sì.
Lo sai che da oggi puoi comprare quel che vuoi, sai a tutto quanto ci pensiamo noi, sai siamo sparsi in tutta Italia, ma te la piante il cuneo con tui. No, la gente richiede quella di Luchetta, lo sai, solo solo quella, la spaccata quella di Luchetta, quella della bambola, Luchetta. Io sono Luchetta, amami perché noi voleremo insieme tra le stelle, io e te. Ti farò vedere quello che non c'è, ma lo vedrai soltanto se tu crederai in me. Sono polvere di stelle con la fiamma del mio amor. No? Mi cullerò sul cuore tuo, ti crescerò. Tutto di Paolo Bonolis. Mamma mia, mio cugino è un genio, è un genio. Ti abbiamo giù che ho. Bella bambola. Quanto dovevi la birra, Luke, stasera, eh? Stasera ti gusta sta birra, eh? Sì. Sì, sì. Quella sera, Luchetta, la ginetta dei camionisti, quella sera. La ginetta dei camionisti. Guarda, arte iniziale, cavolo. Giorda, eroe della serata, che sì, è una miseria. Addirittura, oh. Sì, sì, tutta la live è impostata su Jonathan. Ettore Fiera Mosca. Ottimo. Un solo il corpo. Un rinnovamento, Jonathan. Un rinnovamento, lo vuoi cantare? No, no, però no, no. Sono fuori dal tunnel. Date se cosa avete mangiato? Eh? Cosa avete mangiato? Pollo arrosto e salsiccia crude. E Pepsi. Con la Pepsi, eh? Pepsi, per bevanda la Pepsi. Coca-Cola. No, non c'è credere. Pepsi anni 90. La cocaina. No! Mi dissocio. Mi dissocio. Associamoci, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Qualcuno si pulisce i pavimenti con la Coca-Cola. Cos'è che hai detto prima che ti dissoci? Cos'era? E non si può dire, è droga. Ah, è droga, la Coca. Coca-Cola, Qualcuno se ne accorge che c'è un po' di pavimento, qualcuno? No, con la Coca-Cola. Jonathan, ho detto che devi cantare la canzone Sono fuori dal tunnel. Del rinnovamento. No, del divertimento. Ah, Caparezza qual era? L'originale. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Oh, oh, oh. Caparezza. Quello del tunnel, Se Mario pare zio. Mario pareva. E zio? No, lui lo sa fa meglio. Se Mario parevi. Se Mario pareva, Un po'. No, così. Forzando. Mario pareva. Sì, così. Chi è? Raffaella Carrara? Raffaella Carrara. Carrara pareva. La Raffa, Sì, uscirà nel rosso. La Raffa nazionale. Matteo, mi pareva che te fosse Santo venuto Dio. Un dispiacere. Seria? Prima sì. Questo è Mazzucco. Guarda, Prince Jonathan più spettacolare d'Italia. Cioè, no? Finito il primo tempo già? È finito il primo tempo. Finito il primo tempo. Io vantaggio di 2-0. Te pensa, Jonathan, i miei follower se vorrebbero che tu crei un canale Twitch da solo. Io? Canale io? Ha detto, non te vogliamo più vedere a te, Matteo, vogliamo solo a Jonathan. Sono la mia volta, sì, pensa un po'. Allora, aspetta, spera. Così richiesto, so? Sì. Allora, due calzini, vabbè, cugini, buona digestione. Ciao, alla prossima. Carlotto. Jonathan dimensione avventura. Jonathan. Guarda, Prince Jonathan assolutamente più presente nelle live. Sì. Jonathan con la I. Guarda, io farei condurre Sanremo a Jonathan. Io presento. Non tu Amadeus, no? Io quando io sarò. E Amadeus è qui. Al format delle salsicce. Il format Amadeus. Amadeus è qui.
Io vado a presentare Sanremo. Io vado a presentare Sanremo. Addirittura, oh, eh. Guarda, Dad, se io ricordo bene, Jonathan c'ha una collezione pazzesca di film. Sì, è un esperto di film. Meteora, Jonathan dovrebbe fare il valletto di Barbara D'Urso. Addirittura, il valletto? Sì. La barona. Gran miseria. Santi Dio. Bruno Vespa. Bruno Vespa. Manco Bruno Vespa, l'imitatore di Bruno Vespa. Imitava, Santo Dio. Ormai la trasmissione dei giovani d'oggi manco la conoscono più, perché negli anni 90. Cos'è? Cos'è? È anni 2000, sì, infatti. Per Bacco. Vediamo il gol, va. Caro mio. Vediamo il gol che è meglio, va. Come diceva un amico mio albanese, caro mio. Un amico mio, un mio collega di lavoro albanese, lo chiamavano il maresciallo, diceva caro mio. Il maresciallo. Sì, e alla fine quando abbiamo finito da faticare alle 6 di sera, Matteo, che pensava che il giorno dopo ci dovevi ritornare, no, per 80 anni, dentro il capannone per 80 anni, prima della morte. Ma allora diceva sempre, 70. 80, non pira pensiva a 70 anni. A 80. A 80. 80. Perché aspettene che siamo nella cassa da morto, allora diceva caro mio. Che vuol dire che tocca faticare tutta la vita per, sì, per pagare le bollette a coloro che ci comandano, sì, che viene 100.000 euro al mese. Pure al venerdì, lo diceva. Sì, sì, pure al venerdì, sempre caro mio. L'aria moscia. Invece c'era uno, apriva la porta, bastardi! Quando fare? Il prossimo lunedì? No, no, tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni, però lunedì al massimo proprio. Il massimo dello sforzo. Era lunedì proprio, non poteva vedere nessuno, guardava per terra, dopo, appena vedeva uno, quello guardava incazzato. Bastardo! No, veniva il padrone, il padrone incazzato nero. Ma dica, non rompi con io! Lui andava lì in le orecchie. Bastardo! Ma ancora c'è fatica, no, questo, no, questo ha rubato un ti armadietti, l'ha mandato via. Ah, no, questo era un brindisino. E questo invece quell'altro che faceva caro mio, quello c'era. Caro mio, ancora c'è fatica. Non c'è, guarda più la faccia. O il quattro decolore. Ci faticano ancora. Come no? Tutti e quattro? Fanno pure la notte. Basta, oh. Era di brindisi. Hai mai pensato di fare il pilota di Formula 1 compagno a me? Il pilota di Formula 1 io? Leclerc che sta sempre. Puoi mangiare il panino sala porchetta dopo le gare e venire importunati da Carlo Calamita che ne sa de Ansella del Mammo e de Necciugia spappolato dalla 126 da 3 giorni. Eppure Leclerc fa i commenti. Charles Leclerc. Il pilota. C'è 100. Madonna. Quello del cuore, il nome di Francesco. Prince, peccato. Ah, l'attuario cos'è? Una faccia de serpente? Cos'è quello? Allora, Prince, peccato non poter cantare la canzone del Franco Merda. Franco Merda. C'è delle strofe che non, sono bannabili. Sono bannabili. Bannabili, proibite. Franco Feci. Ma che feci? Io non feci niente. Che feci? Io non feci niente. Peccato stasera che manca sua santità. Cioè il Santo Padre, il Papa non manca te la live, manca live. Come c'è sempre il Papa te la live, c'è sempre l'assenza delle sanseverinate, c'è la mancanza, sì. Para Meteora dice Nietzsche non capisce la grandezza di Franco Merda. La grandezza Franco Escrementi, sì, feci questo pure il cognome Escrementi, il cognome può essere il signore Escrementi Franco. Simbolum 77. Paradades dice che gli occhiali ce l'avete sempre gli stessi oppure li avete cambiati? No, è da 20 anni, è da 20 anni che c'è questo montatore qui. 20 anni che ce l'ho, Luca, 22 anni fa c'aveva quelle che si scuriva col sole. Ma quelli ce l'ho, rotte la pelle, si rotti quelli. No, 22 anni fa, ai tempi nel 2002, il matrimonio di Chiara. Quelli ce l'ho avuti fino al 2004. Ah, no. Dopo ho fatto questi, quindi oramai è 15. Ce l'hai, È quasi 20 anni. Quasi 20 anni. Mai cambiato. Allora, Faber, cantate Tu sei la mia vita, dai. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò. Fino avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore.
noi, una cosa sola con il padre e con i tuoi, fino a quando io lo so tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Allora, Simbolum 77. Una canzone delle de Comunione e Liberazione dei 50 anni, dei 70 anni, 70 anni fa, 70 anni fa. Dei 1000 anni fa. Sì, vedi, Kyoto dice Luca non si invecchia mai, è sempre lo stesso. Sì, è Highlander. E l'ha detto. Highlander, ok. Non so, Highlander, l'ultimo immortale. L'uomo senza età. Sì, Matteo, la cantiamo pure a raduno questa, a Yeye. Emblema, Matteo, finalmente è risuscitato Christianize. Ah, un saluto a Christianize, che è sempre presente nei commenti, lo commenta, lo scrivono sempre, i commentatori, sempre. Però dammi un messaggio a Christianize, da farci una canzone dedicata a noi cugini d'Italia. Sì, dai, Christianize, allora, anche se ci guadagni te, che lo pubblicherai nel tuo canale, a noi non ci interessa, come hai fatto sempre, ci hai guadagnato te quella volta quando mi facevi la satira a me. Ci hai sempre guadagnato te, anche poco, però 600 euro al mese le piavi col mio volto, le mie produzioni. Adesso ti chiediamo da facce una pubblicità musicale e la quale ci fa conoscere a tutta Italia. 60 milioni di persone devono seguire il mio canale. Madonna, che pretese! Tutta Italia! 60 milioni! Tutta Italia! Charles! Ambrogio Lucchetti è andato da Umberto a farsi fare la scheda settimanale. Umberto. Perché lo vedo ingrossato un bel po'. Probabilmente ha capito che la strada per il successo è quella dei Big Jimmy. Sa la testa pelata a forma di cappella, che ha i senza calzetti che te fanno puzzare i piedi e le sgommate nelle mutande. Infatti stavo su un frecciaroscia l'altro ieri, è salito uno che puzzava più di Aldironcaglia, e tre donne gli esse someste vicine, quello ha beccato. Pensa! Aldironcaglia! Chi è? È l'artista giardiniere, il nemico del zio. Ah, diciamo un nemico. Il nemico del zio Mario. A differenza perché c'era pure un altro Aldì a Castello, Aldì di Tutulò. Tutto quello pure c'era, Però si chiama lo stesso Aldì, uguale. Sì, sì, quello che c'ha la 127. Quello che c'è che c'aveva la 127 grigia. La 127 l'ha venduta. C'è l'altro un garage sotto, sopra casa mia, di fronte alle scuole Mazzini. Quello che faceva verso la mucca. Lui c'ha la Panda, c'ha la Panda. Però la 127 ancora ce l'ha. Ancora, ogni tanto la usa. Visto che l'ha venduta. L'ha messa a posto? L'ha messa a posto, l'ha messa in un garage e ogni tanto la usa. È un pezzo che non ce l'ho più con la 127, il colore è sempre quello grigio che c'era prima. Non è che l'ha pitturata, no? L'ha pitturata. Ah, l'ha pitturata? È bianca. Tanto ormai su quella non c'è pagato niente, è passata d'epoca. Infatti, questa è la tiene a conto. Ma è d'epoca? Sì, è d'epoca. Mai c'era mai Adesso, oramai praticamente è d'epoca tutte le macchine targate con le targhe provinciali, tutte. No, fino al 92-93, poi lì oramai... Tutte praticamente. Sì. Fino al 93 c'erano le targhe provinciali, ormai tranne tutte d'epoca. L'artista ormai l'artista dopo, giardiniere dopo della morte della moglie è andato a picco. Però era l'acerrimo nemico del mammo, perché lui era di estrema e quell'altro era di estrema. Ci dissociamo dalla politica. Dalla politica. totalmente. Dalla politica di merda ci dissociamo completamente. Perché ci ha rovinati tutti, quindi. Sì, sì, io comunque saluto Christian Hilt. Ah sì? Però lo devi di lì perché lui ci segue. Ciao Mauretto. Ciao fratello Mauretto, Matteo, Luca, Giovanni. Ci sono e seguo la live. Ciao da fratello Mauretto. Ciao fratello. Però è Jonathan in italiano è scritto. Ciao fratemo. Sì, Jonathan si scrive in italiano. Non è scritto in English. In italiano, capito? Te si capito? Sì, sì. Grazie Mauro. Ciao Luca. Jonathan, sai qualcosa di Leone di Lemia? Leone di Lernia? Lernia. Leone di Lernia, cosa ne so una. Chi è Leone di Lernia? Quello che faceva le parodie delle canzoni una volta facevano Leone di Lernia. Ah. Quello che faceva le parodie delle canzoni, le parodie. Le parodie delle canzoni. Quello che cantava ti si è mangiato la banana con due salsicce e un parmigiano. Invece, e l'originale qual era? Vi si svelite overnight per la canzone. Invece ti si è mangiato la banana con due salsicce e un parmigiano e poi ti si è ingolfato. Cioè, le parodie delle canzoni. Lui era,
dilemma. Guarda, ho sbagliato, scusa, Mauretto dice. Ho sbagliato, scusa, scrive Jonathan. Va bene, Mauro. Ora, Orbester, una domanda per il cugino. Hai visto tutti i film della Marvel? Tutte le ho viste, certo, tutte le ho viste. Tutti, nessuno escluso. Sono tutti. Tutti in mio possesso. Ma poi ce l'ha proprio in formato DVD, eh. Ci sono tutti digitale, film. DVD. Tutti sono i film della Marvel, sono tutti. Guarda, Ante 87, Matteo, ci vorrebbe una riunione con tutti i tuoi amici di una volta. Sai che è bello un video con Patriata. Italian Ghost e tutti gli altri, se non fosse per privacy, poi te quale privacy? Quale? Il passato è passato, non ci interessa più. Quello che conta è la realtà, i cugini d'Italia, non ce ne frega un cavolo di nessuno di chi ha fatto i video con noi. Che no, ci ha ripensato, li mandiamo tutti a fanculo. Ce ne sbattiamo. Dai, fa un cucumo. E Jonathan, quindi, come dici, c'hai lo stesso nome di Sfera e basta, te? C'è il nome è quello. Uguale, Jonathan. Lui si chiama Jonathan Boschetti. Guarda un po', emblema, Jonathan li vedeva il film di Bombolo e Carnevale? Carnevale, oh, mica il telescopio. Carnevale, telescopio. No, Carnevale. Enzo Carnevale. Enzo Carnevale. Bombolo. Bombolo faceva Porca Babbo non vede niente a chi ha lì. Bro Bombolo. Allora, Samu Alka, ciao, potete salutare il mio amico Fargetta? Chi? Fargetta? FFG Garnetta. FF Garnetta. Garnetta, ciao Garnetta. Ciao Garnetta. Guarda Boschetti, vero nome di Sfera e Basta, sì, vero nome. Sì, vero nome di Sfera e Basta. Nome e cognome, eh? Sì. Boschetti Jonathan. Guarda, Plasti Weir dice, Jonathan, che ne pensi di Mancini? Mancini? Allenatore? Un grande allenatore è Mancini, bravissimo allenatore. Però ultimamente l'Italia si è un po' fatto un po' schifo adesso, ultimamente l'Italia, ma perché l'Italia non si è qualificata. Ma come dare sono andati purtroppo. Dopo Dades, Jonathan, hai visto Morbius? Non l'ho visto se ancora. Sì, che non ne pensi? Non l'ho visto ancora. Aspetto che esce il DVD. Dopo noi non potremmo dire male dei Mancini perché è un nostro comprovinciale. Marchigiano, è della provincia di Ancona, Mancini, quindi è un nostro provinciale. Si può dire male? Potremmo dire male, no? È anche il testimonial della regione Marche. Oh, lei chi sarà? Chi è? Chi sarà questo? Cosa sono?